teleselezione. Telefonate, duelli, spettacolo di voci e opinioni. Ideato e condotto da Luca Telese. Sono decine i raid aerei dell'esercito israeliano sui cieli della striscia di Gaza, con l'obiettivo ufficiale di colpire Hamas. Droni F-16 stanno mettendo vittime anche tra i civili. Qualunque cosa potremmo fare senza impiegare forze di terra, lo faremo. Abbiamo aspettato, non abbiamo iniziato la guerra oggi. Loro l'hanno iniziata già alcuni giorni fa. Noi li abbiamo avvertiti, abbiamo chiesto loro di fermarsi, di smettere di sparare. Abbiamo aspettato un giorno, due giorni, tre giorni senza sparare e loro hanno continuato, hanno diffuso il loro fuoco su più aree di Israele. Israele aspetterà fino al momento in cui sapremo che sarà necessario fare il passo successivo e questo può accadere molto presto. Raggiungeremo la pace. Non immagino madri palestinesi o madri israeliane pregare per sempre per i loro figli che combattono tutta la vita una guerra e muoiono. E sarà invece lutto cittadino a Marano, in provincia di Napoli, nel giorno dei funerali di Salvatore Giordano, il 14enne morto ieri nel capoluogo campano in seguito alla caduta di calcinacci che si sono staccati dalla facciata della galleria Umberto I. Tre forti esplosioni nel giro di pochi minuti. L'ultima, dicono i testimoni, peggio di un terremoto. La terra e le case tremano, alcune finestre si sbriciolano, la corrente salta. Due colonne di fumo sono la fotografia della tragedia che si è consumata ieri alle 13.30 a Tagliacozzo, tra le frazioni di San Donato e Gallo. A esplodere è l'azienda Pirotecnica Paolelli, che stava preparando fuochi d'artificio per alcune manifestazioni in programma breve. Iniziano a Parma i test diagnostici sui reperti trovati sugli automezzi di Massimo Bossetti, presunto killer di Yara Gambirasio. Peli, capelli e fibre, ma soprattutto quelle macchie che hanno reagito al luminol, che potrebbero essere qualunque cosa che contenga ferro, non necessariamente sangue, ma che potrebbero anche esserlo. Bossetti intanto propone una soluzione al giallo, lo fa durante l'interrogatorio in cui dà due possibili spiegazioni alla presenza del suo DNA sugli indumenti di Yara. Decide di mandare in porta qualcun altro, chiaramente i tedeschi lo stanno circondando, se parte lo stendono, stavolta non si fanno più andare via un uomo così. I tedeschi sono diversi dagli inglesi, hanno un altro modo di intuire la fase difensiva. E allora lui vede con la coda dell'occhio che se ne va il burro. È il burro, burro Ciaga, che è a 40 metri di campo e va verso la porta dei tedeschi. E in quel momento gli argentini sono costretti a pensare che non sta correndo burro Ciaga, che stanno correndo loro, perché se hai Diego Maradona davanti alla porta, Diego segna, anzi, irride chi ha davanti. Può segnare in 30 modi diversi, ma il burro è il burro. Non è mica Diego Maradona. E si fa 5 secondi di campo ed è inseguito dal tedesco alle spalle. Ci sarebbe il solito Valdano, ma chi lo vede? E aspetta sino all'ultimo momento l'uscita del portiere. Tira, tira, perché questo esce, te la prende. Finirà il supplementare e vinceranno i tedeschi. Invece la palla va in porta. Non ha segnato il burro, ha segnato tutto il resto dell'Argentina che non si chiede come Diego Armando. La finale, ancora una volta, tra Germania e Argentina, come nell'86. Non era mai accaduto che il titolo venisse messo in palio tra le stesse avversarie, come non era mai successo che in finale una delle due contendenti non segnasse. Basta un rigore per assegnare la 14ª Coppa del Mondo. Bremen, e per la Germania è la terza Coppa del Mondo. Il piatto forte è in menù per oggi, qui l'emendamento sul Senato non elettivo, su cui il governo Renzi si gioca la partita delle riforme che la Commissione Affari Costituzionali è chiamata a votare prima dell'approdo in aula nel pomeriggio del disegno di legge che cambia l'assetto di Palazzo Madama. La riforma prevede che i senatori non vengano più eletti direttamente dal popolo, ma dai consigli regionali in proporzione alla consistenza dei gruppi consigliari. Sale anche il quorum per la presentazione dei referendum abrogativi, che arriva ad 800.000 firme, e la modalità
per l'elezione del capo dello Stato, asticella dei due terzi per i primi quattro scrutini, di tre quinti per le successive quattro votazioni e dall'ottavo voto in poi basterà la maggioranza assoluta. Io credo che sia un momento di grande responsabilità per tutti noi, perché i cittadini vedono finalmente una classe politica che decide e quindi siamo consapevoli di questa responsabilità, ma stiamo lavorando serenamente. Sono cadute poche briciole, la misura sui referendum era restrittiva rispetto al diritto di accesso allo strumento di democrazia diretta, l'innalzamento del quorum di firme a 1 milione era a nostro avviso insensata, perché stiamo parlando di un istituto di partecipazione dei cittadini che andava a contrapporsi come contrappeso, come mitigazione alle corsie preferenziali e alle autostrade che sono state già date all'iniziativa legislativa del governo. Attenzione, lei è per l'abolizione? Lei è del fumo magari? No, dicevo, lei è per l'abolizione del divorzio? Scusi, ma ci sono tante cose brutte da abolire, vogliamo abolire proprio l'unica buona, il divorzio. Lei è da 20 anni un marito e un padre felice? Soprattutto responsabile. Allora perché è favorevole al divorzio? Perché io sono per l'indissolubilità del matrimonio riuscito e non del matrimonio fallito, perché è meglio il divorzio delle corna quotidiane, delle botte con intervento dei vicini, delle pistolettate, delle coltellate, dell'arsenico nei cannolini. Come aveva detto Gustav, il gemello anarchico, l'indomani ci fu un referendum in tutta la Germania per votare sì o no ad Hitler cancelliere. Malgrado le minacce e le lusinghe dei nazisti, la popolazione in grande maggioranza votava nein. Ma sì, alziamolo questo benedetto quorum richiesto per poter celebrare un referendum come propone il governo. Alziamolo e non soltanto da 500.000 come erano oggi a 800.000 firme, come sembra che un compromesso in commissione potrebbe arrivare a prescrivere, ma di più, portiamolo a 1 milione come nell'idea originaria, perché no, e anche a 2 milioni di firme, così a nessuno verrà più in mente, a nessuno. Mai più nei prossimi anni verrà in mente di l'idea malsana di celebrarne uno, di consultare i cittadini sulle grandi questioni civili, etiche, politiche. Ma se possibile abbassiamo anche il tempo della raccolta delle firme, così siamo sicuri che sarà anche tecnicamente arduo pensare di riuscire a farcela. C'è un combinato disposto, un disegno di fondo che rende preoccupante questa convergenza di molteplici sbarramenti fra legge elettorale e riscrittura delle norme per poter proporre dei quesiti, un brutto monopoli antidemocratico. Sia chiaro, in questo paese i referendum hanno rappresentato momenti di sfavillante democrazia diretta e in alcuni casi anche di inflazione ed eccesso. Non esistono strumenti perfetti. Eppure tutti i passaggi decisivi nella storia dell'Italia moderna, dell'Italia repubblicana, dal divorzio all'aborto, al nucleare, alla caccia, alla pesca, alla legge elettorale, ai beni pubblici, sono passati attraverso una consultazione popolare. In Svizzera esiste anche il referendum propositivo e il ricorso alle urne per abrogare o promuovere è quasi una prassi di governo senza che nessuno gridi allo scandalo o denunci il rischio del caos. In Italia il referendum ha avuto un ruolo più importante perché è stato spesso l'unico strumento di possibile legittima difesa contro lo strapotere del palazzo, l'arma finale per liberarsi del peso degli accordicchi di partito, quelli che si facevano all'oscuro nelle segrete stanze, quelli che non vedevi ma poi producevano la legge che ovviamente aiutava lor signori. Ebbene, in ogni caso il referendum è stato sempre un importantissimo deterrente che aveva la funzione di salvifica minaccia anche quando non si arrivava alla fase di svolgimento, bastava ventilarlo. Oh, quella legge fa schifo, raccogliamo le firme e allora vabbè, vediamo di modificarla. Adesso, mentre si sta per predisporre un nuovo sacrosanto referendum della Lega contro l'abolizione della legge Fornero, e se lo dico io con quello che penso della Lega, vuol dire che la democrazia è bella perché da ogni parte può arrivare uno stimolo. Adesso, proprio mentre si sta cercando di cancellare quella legge sulle pensioni, queste 300.000 firme richieste in più potrebbero imbavagliare i cittadini.
anche perché il quadro che si delinea è questo: cancellato il finanziamento pubblico, le spese per i cancellieri che servono per autenticare quelle firme diventano sempre più difficili da sostenere. Molti non sanno che gli ultimi importantissimi referendum, proprio quello sui beni pubblici, furono possibili solo perché l'Italia dei Valori, un partito che oggi non esiste più, coprì buona parte delle spese dei comitati con circa 1 milione di euro. Servono sempre più firme, infatti, per non correre il rischio dell'invalidamento. Se la soglia è 500, ne servono 800.000. Se arriverà a 800.000, ne serviranno 1 milione. Così il quadro che si delinea è questo: una camera che diventa la chiave di tutto, da cui si può restare fuori persino con un partito di 3 milioni di voti, in virtù del famoso sbarramento al 12% che non esiste nemmeno in Bielorussia. Un premio di governabilità al 37% che garantisce il controllo delle camere a una vasta minoranza, ma a una grande minoranza. Ci sarà poi un senato di variamente nominati che fa da cassa a risonanza, composto da semidilettanti mandati allo sbaraglio. E poi ovviamente un presidente della Repubblica che verrà eletto col voto decisivo di quei nominati. I pupazzi dei partiti che avranno in mano tutto e negheranno ogni nuova formazione la parità di competitiva, le risorse per fare politica e adesso anche gli strumenti per poter emendare le leggi fatte dal Parlamento caserma, anche quando sono platealmente impopolari. È un gioco dell'oca molto sofisticato questo, in cui ogni casella aggiunge un nuovo vincolo. Mi raccomando, non disturbate il manovratore nell'election day.